Lampedusa, altri 450 migranti sono sbarcati nella notte e ora sull'isola sono più di 5.500. Il porto era appena stato riaperto dopo il blocco effettuato coi barconi dai 5.000 abitanti in rivolta. Donne in testa incatenate per denunciare l'emergenza igienico-sanitaria e i problemi di sicurezza. Abbiamo l'isola con un cancro! Nessuno la vuole guarire! E nessuno ci aiuta! Nessuno! Siamo abbandonati dal mondo! Ma perché? Perché? Poi la promessa del prefetto. Mercoledì tutti via con 6 navi dalla capienza di 10.000 posti. Andranno in altre aree d'accoglienza, in Sicilia, a Trapani, a Caltanissetta, e si parla anche di tendopoli in tutta Italia. Il ministro Maroni si è detto pronto ai rimpatri forzosi, mentre la CEI avverte: Lampedusa non deve sentirsi sola, il problema è europeo.